cristiani sono in politica e non solo in politica soggetti che hanno l'ardire di mettere a tema la verità, non di metterla ai voti e non necessariamente di pretendere che la legge si trasformi in una sorta di articolato religioso a cui tutti devono omologarsi. Però i cristiani mettono a tema la verità in politica. Allora, qual è l'esigenza che io ho oggi di fronte a questo tipo di provocazione, di fronte alle domande? La provocazione più forte che sento mia in questo momento è che l'Europa decida di riconoscersi e di affermare ciò che la costituisce. L'Europa, come sapete, ha bloccato il percorso di riconoscimento di una Costituzione europea. Noi spesso diciamo non sono stati riconosciuti, diciamo, le radici cristiane all'interno della Costituzione europea, ma la verità è che non è proprio stata fatta, cioè si è interrotto quel processo, cioè l'Europa non si è ancora data una vera Costituzione, quindi non ha ancora deciso di riconoscere. Per la Costituzione cosa fa in un paese? Da un punto di vista giuridico è quell'articolato che fissa i criteri generali sulla base dei quali puoi definire tutte le altre norme più particolari. La Costituzione è quello scheletro importante, l'Europa non se l'è dato e si è inceppata proprio su quel tema del riconoscimento delle radici giudaico-cristiane. L'Europa in questo momento sulle grandi partite decide di non decidere, ha deciso di non decidere, ha accettato alcuni arrangiamenti, come sul tema della famiglia, ha accettato di sopportare alcuni arrangiamenti e non ha deciso di fare una proposta. La politica è proposta, il diritto è riconoscimento e proposta, sempre. Quando si rinuncia a questo tipo di politica si perde la sfida in partenza e da rispettosi si diventa complici. Questo purtroppo è quello che è di fatto accaduto di fronte alla tragedia dei cristiani perseguitati in Oriente. La mia posizione personale è che quando c'è una minaccia forte ci si difende dalla minaccia con tutti gli strumenti possibili affinché la minaccia non snaturi ciò a cui tengo.